Ha avuto effetto l'appello lanciato ieri dal sindaco di Sulmona Anna Maria Casini, che aveva chiesto l'intervento dell'esercito per controllare i cittadini indisciplinati. Oggi la risposta immediata delle forze dell'ordine, che hanno passato al setaccio tutti i supermercati della città, non solo. Nel primo pomeriggio si è alzato in volo anche un elicottero per accertare se vi fossero cittadini a passeggio lungo le strade periferiche della città, frequentate solitamente da chi ama fare sport all'aperto. Molte le violazioni riscontrate, gente senza guanti né mascherine, mancato rispetto delle distanze, mancanza di autocertificazione per giustificare gli spostamenti e in alcuni casi più di una persona per famiglia sorpresa a fare la spesa. Il blitz dei militari è ancora in corso. In tarda serata i carabinieri della compagnia di Sulmona, coordinati dal comandante maggiore Maurizio Dino Guida, renderanno noti i bilanci della giornata.